tutti! Questo è un vlog in diretta da Jesolo! Sono qui con Christian, il mio fidanzato, e questo è un assaggio prima di ripartire, il primo mare di quest'anno, anche se il tempo... Speriamo. Il tempo non è dei migliori, adesso c'è il sole, però è un po' nuvoloso, speriamo che non piova e magari speriamo anche di fare il primo bagno della stagione. Anche perché io vorrei abbronzarmi. Nel frattempo vi racconto un po' cosa abbiamo fatto. Allora, abbiamo mangiato un bel panino con la mortadella per colazione. Alle 10. Esatto. Poi abbiamo fatto un po' di giri sulla spiaggia e diciamo che da quando siamo arrivati a ora si è riempita parecchio. Ci sono un sacco di bambini in acqua, però io non me la sento di entrare, fa ancora un po' freddino, l'acqua è fredda. E niente, tra poco mangiamo e quindi ci vediamo dopo. Ciao! Stamattina quando siamo arrivati c'era la bandiera rossa, mentre adesso c'è la bandiera blu, quindi speriamo di riuscire a fare un bagnetto pomeriggio. Ok, questo è il momento preferito della mia giornata. Sto per mangiare il panino al salame piccante. In realtà quello che ho mangiato stamattina alla mortadella era una parte del pranzo, quindi ora mi dovrò accontentare. Comunque, buon appetito! Circa l'una del pomeriggio e ci hanno appena consegnato le chiavi della camera. Noi siamo alla numero 43 e volevo farvi un po' vedere com'è. Allora, entrando subito sulla sinistra c'è una porta, quella del bagno. Beh, un comunissimo bagno che non vi sto a descrivere troppo. E poi si apre la stanza vera e propria. Beh, c'è questa specie di scrivania, se così si può chiamare, la televisione risalente alla seconda guerra mondiale, però vabbè, fa niente, dei quadri molto invitanti, poi andando avanti il mobile con il letto matrimoniale, soprattutto la cosa che mi piace molto è questo bellissimo specchio, poi proseguiamo. C'è un letto singolo che sinceramente non ci aspettavamo, però benvenga. Le valigie, un altro specchio e poi uscendo dalla finestra apriamo. C'è questo balconcino arancione con la piscina, sta anche tornando il sole. Finalmente. E la cosa fantastica è che questo balconcino si apre in un bellissimo terrazzo con queste seggioline e questo tavolino. Troppo bello. E adesso, dopo esserci riposati un pochino, dato che stamattina ci siamo svegliati prestissimo, stiamo andando a fare un giro. Siamo tornati in spiaggia ed ora c'è bandiera gialla. Che fa caldo, però comunque c'è vento e quindi per il bagno. Poi c'è anche la bandiera gialla, quindi non saprei. Peccato. Finalmente è tornato il sole! Visto che c'è il sole ne approfitto e mi metto la crema abbronzante. Che sia mai che mi abbronzo un po'. Momento gelato! Tanto tu mangi e non ingrassi. Questa è la merenda. La nostra camera è quella che si affaccia al secondo piano. Praticamente mentre mi stavo abbronzando è passato un nuvolone gigante e si è messo a piovere. Nel frattempo allora siamo tornati in hotel, mi sono cambiata. Tra l'altro ho notato che miracolosamente, non so come, mi sono abbronzata un pochino. Perché qui ho un triangolo rosso che corrisponde alla scollatura V della maglietta che avevo prima. Quindi ottimo. Nella sfiga le cose sono anche andate bene. Ora il tempo sembra stia di nuovo migliorando. In ogni caso i piani ormai sono cambiati. Abbiamo intenzione di andare in un centro commerciale non troppo lontano da qui.
e di vedere un po' cosa c'è, qualche negozio e aspettare l'ora di cena. Ah, guardate chi ci fa compagnia sul terrazzino, la lumachina con le antenne di fuori. Messo di piovere, per cui ci siamo catapultati al volo in centro, così facciamo una passeggiata, vediamo qualche negozio e troviamo un posto per andare a mangiare. Pian piano si sta popolando e io spero di mangiare la pizza. Vedremo. Finalmente si mangia, siamo arrivati in un ristorante pizzeria recensito positivamente da TripAdvisor, infatti è ottavo in classifica. Bene, poi in centro. Esatto, poi i comodi. Il menù molto interessante, un sacco di piatti particolari. ma alla fine siamo stati sul Ah, classico. sicuramente. Pizza preferita? Sono le salame piccante. Intanto preso una Le brindisi, pizza cin cin. Il numero 43 ci segue costantemente. Dopo la camera numero 43, ora è il momento del tavolo. È quasi l'ora del tramonto, guardate che cielo, è tutto sul rosa. Bello. Bello, sì. Comunque sono pienissime, per la prima volta nella mia vita non ho finito la pizza. Sì. È tardissimo, siamo ritornati in camera, cotti e stravolti Devastati. entrambi. Stanchissimi. Esatto, e niente, abbiamo fatto una passeggiata lunghissima e c'è tutta questa via infinita, Tutta la zona pedonale del Lido di Jesolo praticamente. piena di negozi, di ristoranti. Tra l'altro c'era un sacco di gente nonostante sia giugno, La fila per addirittura. entrare nei ristoranti, ma Esatto. gruppi così di gente ad aspettare per poter mangiare. Le È mie strano gambe perché è sono giugno. devastate e ci siamo messi tutte e due in pigiama. In pratica lui con il suo pigiama e io con il suo pigiama. Solo che la cosa strana è che almeno stasera ho il pigiama tutto di un colore. Mentre di solito metto il pantalone di un colore, la maglietta di un altro Sì, fallo colore. spezzato, dai. Sempre suoi, perché io i miei pigiama non li uso, sono allergica. Vabbè, c'è da dire che alla fine la giornata è andata bene, perché le previsioni mettevano pioggia per tutto il giorno. Noi eravamo consapevoli di partire trovando brutto tempo. In Sì. realtà stamattina e il primo pomeriggio il sole andava e veniva. Infatti qualcuno si è pure abbronzato. Ha fatto mezz'oretta di acquazzone a pomeriggio e dopodiché la sera è tornato un bel tempo, si è Si andati in stava giro bene stasera. tranquillamente Sì. con le maniche corte e infatti ci siamo goduti la serata, ci è andata di lusso rispetto alle previsioni. Sì, esatto. Bene, adesso siamo Direi di pronti sì. per collassare. Andiamo a fare la nanna. Quindi speriamo che domani il tempo sia migliore, sin dalla mattina, così ci godiamo tutta la giornata. Vediamo, a seconda di com'è il tempo, poi domani mattina decidiamo più o meno come Esatto. muoverci. Per oggi è tutto. Andiamo a fare la nanna. A A domani. domani, notte. Abbiamo lasciato la camera e adesso andiamo in spiaggia Esatto. e ci rilassiamo un paio E lasciamo le valigie in macchina. d'orette. Stamattina è pieno di meduse. Ce ne sono ovunque. Ma in teoria se ci sono le meduse vuol dire che l'acqua è pulita, no? Alla fine siamo tornati in spiaggia, stiamo facendo una bella passeggiata. In riva al mare. C'è il sole, c'è anche un po' di vento, però è piacevole. Beh, devo dire che sono molto contenta di aver trascorso in un modo alternativo questo weekend. Alla fine, anche se il tempo non era dei migliori, sono riuscita a fare bene o male tutto quello che avevo in mente. Sono andata a farmi i miei giretti in centro, sono venuta sulla spiaggia, mi sono fatta una prima base di colore, giusto prima di ripartire. Quindi questo doveva essere un modo per staccare la spina e rilassarsi e ci siamo riusciti! Siamo ora a pranzo. Vi salutiamo con questo bel fritto misto. Dopo un bel fritto misto ci stava proprio una passeggiata in riva al mare. Dopodiché ritorniamo verso casa. Sì, tra un pochettino ci avviamo.
e torniamo a casa, così questo non troviamo troppo è traffico. Il nostro ultimo salutino al mare, ma non un saluto definitivo. No, torniamo. Vabbè, grazie a tutti, alla prossima, ciao!